Bene, allora, siccome abbiamo la nostra Miss Lara che ci deve abbandonare, parliamo un po' con lei. L'intervista a Michele Cupito, che è più bravo di me. Io. Esatto. Che so già tutto L'intervista di Adriano Fedele, che è lì vicino. Allora, io posso solo dire, poi l'intervista chi vuole, anch'io volentieri. Lara, siamo qua a pieno servizio. Io, qualsiasi cosa, Giovanni, ti ho detto, mi sono dato disponibile per l'imbianchino, quello sì, che ti serve. No, aspetta, Cavaliere Ruoso, allora, prossimi lavori, chiamiamo Michele Cupito. Ok, siamo volontari. Abbiamo parlato di Un volto per Udine Sposa, è un concorso molto interessante, legato alla fiera di Udine Sposa, proprio perché si vuol dare l'opportunità a una ragazza friulana di diventare la testimonial di una delle più importanti fiere del nord Italia di questo settore. Si sono presentate 23 ragazze che avevano già superato un casting e in una finale molto combattuta, tra l'altro si lega poi al concorso per stilisti sposa d'autore, visto che comunque le ragazze finaliste sono state impegnate proprio nella sfilata con gli stilisti, con gli abiti di stilisti emergenti, e ha vinto Lara Bergamasco, quindi lei sarà su tutta la campagna pubblicitaria. Beh, devi di fare un applauso. Udine Sposa, ma come il Galliano viene a 2015, io dico bene Oscar, 2015, Lara di quello che vuoi, vedi sì. Che... intanto salutiamo la mamma e il papà che ti hanno accompagnato, sì, mi sì, sembra, ci no? Sono, sì, che, sì, sì, sono sempre molto gentili la famiglia, in questo caso anche la famiglia di Pamela, anche la tua, sempre vi portano di qua, sì, di là, sì, ci seguono sempre. Allora, a noi interessa, non, a noi che tu è il ragazzo, non ce ne può fregare di meno. Perché hai scelto quella facoltà Mi è rimasta impressa. Ma sì, allora, ricordiamo che facoltà fa Lara. Tu studi, aspetta, perché me lo sono segnato, allevamento e salute animale, esatto, all'Università di Udine. Allora, esatto, raccontaci, quando hai finito le superiori, cosa ti è venuto in mente? Ma anche io volevo studiare veterinaria. Diciamo che veterinaria non c'è in regione, ah, infatti, quindi questo era il corso più simile, ecco. E cosa si studia all'interno di questa... È un po' simile di veterinaria, sì, si diventa assistente veterinario, sì, e quindi si fanno più o meno le stesse materie, chimica, sì, biologia, anatomia. Però Giovanni, credo che se lei vuole proseguire la carriera come nella moda, sì, e nello spettacolo, che hai tutte le caratteristiche anche per... E per fortuna noi, io rappresento la società modashow.it, della quale Paola Rizzotti è la regista di tutti gli eventi, ed è la titolare, noi le chiamiamo la nostra titolare, sono parlanti e questo è importante. Però la facoltà che ha scelto, secondo me, aiuta nel mestiere dello spettacolo. Tutti gli animali che non ti aprono la strada, per forza. Io credo che ti può aiutare, ti aiuterà molto nel comprendere quello che gira intorno a questo mestiere, quindi insomma l'hai scelto in maniera giusta. Senti com'è difficile, sì, questa è la facoltà. Sì, è abbastanza difficile. Ma ad esempio poi tu teoricamente cos'è, una laurea triennale, credo, questo, esatto, no? Bene. Ma dopo magari potresti fare un biennio e diventare proprio veterinario? No, o bisogna non cambiare corso e andare a fare veterinario. Diciamo che io quest'anno ho scelto di fare questa facoltà per capire se mi piaceva veramente veterinaria. E ti piace? Esatto. Appareggiato il drone. Hai capito? Come? Appareggiato il drone. Ho sentito una voce da Pordenone. Torniamo a Lara che ci deve lasciare tra poco. Lara, senti, ma a te piacciono i calciatori? Questa domanda è scontatissima. Mamma mia, Giovanni, quanto sei scontato. Lo so, però. Diciamo che non frequento molto il mondo del calcio. Complimenti. Dopo oggi credo dopo che oggi non l'aiuta. È arrivato l'ispettore Derrick. Oh, un applauso dallo stadio Friuli. Allora Lara, dunque, ma tu pensi più nel senso buono a una carriera in quello che stai studiando o di fare strada in quello che magari è cominciato come un gioco e può però diventare anche un lavoro? Beh, diciamo che mi piacerebbe conciliare le due cose perché una è una passione e l'altra è il mio futuro. Certo. Ecco. Ti porta via tanto tempo questo fatto di sfilare, di fare la ragazza? No, beh, diciamo che mi porta via soprattutto il fine settimana, quindi concilio benissimo con lo studio. Bene, adesso fai finta che non è qua Michele e Paola, raccontaci di Michele e di Paola. No, Oscar Moselli, no, lui che va no, tornando. No, no, io mi permetto, poi dica quello che vuole, io al limite vado via. Però vorrei far notare, e tu lo sai quanto è importante, visto che siamo amici di qualche data, l'opportunità che viene data a Lara è grazie all'organizzazione di Udine Sposa. Cioè, sai che la visibilità nel loro lavoro è importantissima. Tutto, sì. E quindi il poter usufruire di una campagna pubblicitaria così importante può essere una visibilità molto positiva per una ragazza che carina comincia a muovere i primi passi. In questo ci sono delle foto anche del backstage. Infatti io volevo vedere. Questo era l'abito tradizionale. È stato molto emozionante. Questo è molto bello, questi abiti da sposa. Questo è molto, devo dire, questo è bellissimo. È del vincitore di sposa
d'autore questo abito. Bello. Questo è splendido. Bellissimo. Quello che si diceva l'abito tradizionale per le prime nozze. Questo è quello delle prime, non è quello delle seconde. Non è quello, questo è le prime. Ma quello per le seconde, seconde nozze è stato Pamela, quindi. Ma magari quello, era quello blu? No, quello no, quello con il cappello all'argatesa, un fatto tagliorino. Non era due pezzi, no. Ma io pensavo era bello con due pezzi giallo. Ascoltami invece di dire. Pensavo che per le seconde nozze la modella fosse un po' più in età, capito? Invece no, comunque una modella giovane. Le modelle quelle sono. Sono sempre le stesse. Voi come cioè, volete, secondo... io no, te, non ho no, capito, no, cioè, di una certa età. No, no. Gli abiti da sposa mi fanno un po' impressione. No? Quando c'è il seconde nozze. Il mentalista no, ci è venuto Omar, ti ho già detto, sì, io e gli abiti da sposa. La domanda a squadra, così eviti di parlare di noi. Allora, il mentalista adesso fa un'anamnesi veloce di Lara. Ecco. No, ma di qualcosa. Lara, a parte l'estetica, che ovviamente è il suo lavoro, quindi è una bellissima ragazza, mi sembra una persona abbastanza equilibrata, una persona intelligente che soprattutto ha delle idee abbastanza sicure sul proprio futuro. E secondo me è anche una persona molto sensibile ed è una brava ragazza, si vede. Quindi secondo me farà strada sia nel suo futuro, che sarà quello lavorativo, sia nel suo futuro, che magari sarà quello di un secondo lavoro, e, però secondo me hai la strada spianata tranquillamente. Bene, bellissima questa cosa, grazie naturalmente. Cosa? Poi dovrai farlo di tutti noi. Sì. Io poi li lascio le fatture. Va bene. Cavaliere, arrivano un po' di fatture lunedì. Allora, io direi che Lara deve andare via. Ti ringraziamo di essere venuta da noi. Ti concediamo un applauso per il futuro volta appunto di Udine Sposa. Bravissima. Grazie a Lara, puoi accomodarti. Grazie. E c'è un cambio di poltrona. Cambio. Da una bellezza giovane, altissima, stupenda, arriva il nostro ispettore Derrick.